ritrovati su Broken Sword. Continuiamo immediatamente la nostra partita qui dove ci eravamo lasciati. Scusate, ma devo caricare la quinta. E eravamo qui. Ok, ci eravamo lasciati che Nicole dovrà uscire. Qui c'è una dolce vecchina che fa sferruzza. Chiediamo. Mademoiselle Collard! Ah, salve! Non me lo dica, incontrerò un uomo alto e bruno. No, non credo. Perché dice così? Oh, ho tirato a indovinare. Ma ogni modo, sua cugina è femmina. E anche molto carina. Cosa? Sua cugina, da Marsiglia. Come ha fatto a dimenticarla così presto? Era a casa sua ieri. Oh, davvero? E che ragazza affascinante. È vero? A casa mia, dice? È entrata da sola, naturalmente. Aveva la chiave. Improvvisamente tutto aveva senso. C'era una cimice in casa mia. Ecco come Plantor aveva saputo del mio articolo. Come facevo a esserne certa? Perché l'unico cugino che ho è un giovanotto di nome Jean-Marc che gestisce una pasticceria alle Touquet. Quella era gente determinata e ciò significava che era anche molto pericolosa. E chiediamo di questa cugina? Immagino che non ricordasse qual era il mio appartamento, giusto? Oh, Mademoiselle Collard, lei legge nella mente delle persone. Ha detto proprio così. Ci avrei scommesso. Beh, sarà meglio che vada. Chissà che sta combinando la mia cuginetta. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Oh, una mappa. Al caffè, residenza, Carchon. Noi siamo qui. Direi di andare alla residenza. Era tenuta su da cavi. Forse non si trattava di arte, dopo tutto, ma di una trasmittente per cellulari. La prego di non toccare i cavi. Sono cavi ad alta tensione rivestiti in titanio importati appositamente da Birmingham, in Inghilterra. Quel tipo era un esperto di cavi o di arte? O di entrambe le cose? Se venissero sganciati, questo superbo pezzo di ingegneria cinetica rovinerebbe a terra. E allo stesso tempo la forza del contraccolpo le strapperebbe via un occhio. Lasceremo stare. Senta, scusi, Sam. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Posso chiederle cosa sta facendo? Sorveglio la scena di un terribile e nefando delitto. Già, questa statua, capisco perfettamente. Au contraire, mademoiselle, questa statua è una pura dichiarazione utopistica. A commento dell'isolamento autoimposto dall'uomo nell'ambito di una realtà sociale degradata. Non è un delitto, allora? L'unico delitto che troverà qui è l'assassinio del grande Monsieur Carchon. No, che tragedia! Già, proprio qui, in questo stesso edificio. Si tratta di un'informazione riservatissima, ma secondo la moglie di Carchon, l'assassino era travestito da Mimo. La polizia ritiene che abbia agito insieme a un complice, una giovane giornalista. In questo stesso momento... La stanno cercando in tutto il paese. Rivolteremo ogni pietra della nazione, se fosse necessario. Allora, sono certa che la troverete. Noi della polizia sappiamo il fatto nostro. Naturalmente. Naturalmente. Senta... Come è stato ucciso, Monsieur Carchon? Gli hanno sparato, a sangue freddo, con una pistola. Perché era travestito da Mimo? Io ho una mia teoria. O era un passo. Oppure? Oppure era un mimo vero che ha cercato di depistarci non indossando alcun travestimento, eh? Da quanto tempo è in servizio presso le forze di polizia? Da tutta la vita, mademoiselle. Si vede. Grazie.
Non era un complimento, secondo moi. Chiediamo del mimo. Perché un mimo avrebbe dovuto uccidere Monsieur Carchon? No, immagino che fosse un killer assoldato da qualcuno. Tutti sanno che i mimi non lasciano impronte. Lei deve essere un patito di arte moderna, non è così? Ma certo, l'adoro! Anzi, io stesso mi diletto. Oh, davvero? Anch'io mi dilettavo, ma alla fine sono riuscita a smettere. C'era seduto un gendarme dell'aspetto annoiato. Fissava la scultura. Possiamo fare qualcosa qui o abbiamo già terminato tutto ciò che si poteva fare? Vediamo un poco. Noi abbiamo la solita roba sciacca. Decifrai il messaggio. Diceva, Pierre, seguire. Non si tratta di una coincidenza. Pare anzi che tutti noi dell'incontro di lui sta in guardia. X, non ero stata l'unica a collegare i delitti del... Avevo avuto ragione, basta. Sin... Basta! Volevo parlargli di questa cosa. No, Nicole, scherzavo. Giuro che scherzavo. La finestra frantumata ancora non era stata riparata. Era stata semplicemente ricoperta da uno strato di plastica. Ho capito. Nicole. Collar. Null'altro da fare qui? Monsieur? Mademoiselle? Come è stato ucciso? No, basta, Monsieur basta. Carchon. Iano. Perché? Io... Oppure... Oppure... Da quanto tempo? Da tutto... Sì, grazie. Basta. Usciamo da questa cosa brutta. Non voglio più parlargli, basta. Come ne esco viva? Arrivederci. Lei deve essere un... Oh, da... Perché un mi... No. Andiamo via. Andiamo al caffè. Una porta. Dove porta? Nel cancello porta? D'entrata era inserita una piccola porta, ma nessun indizio su chi vivesse lì. La porta era chiusa a chiave. Non so perché lo immaginavo. Proviamo a chiamare George. Non avevo bisogno di chiamare nessuno. Lei è una donna indipendente. Che è questo? Salve! Posso farti qualche domanda? Dipende. Sei della polizia? No, sono una giornalista. Arrivi in ritardo, non ti pare? Hanno già portato via il cadavere. Intendo scrivere un articolo di aggiornamento sul caso. Dimmi, sei in qualche modo legato all'operaio che ho visto scavare la buca? Non parlarmi di Flobage. Va Flobage. Bene. Ha appena vinto una fortuna ai cavalli e non vuole darmi un centesimo. Bah, i soldi sono suoi. Ah, ma quando lui era al verde, era felice di vedermi per chiedermi un prestito. Tra fratelli ci si dovrebbe aiutare a vicenda, diceva. Ma ora che è diventato ricco, la musica è cambiata. Ho capito. Stai facendo un ottimo lavoro. Certo, diamine. Dovresti scrivere un pezzo su di me, non su quell'idiota che è saltato in aria. Sugli eroi che raccolgono i pezzi dopo che il disastro ha colpito. Esattamente. Beh, fammi il tuo miglior sorriso e forse nell'articolo metterò la tua foto. Oh, bene. Dammi solo un secondo per sistemarmi i capelli.
Salve! Sì? Sempre io. Senta. La polizia ha terminato con la scena del crimine? Tu che ne dici? Ho ricevuto l'ordine di sbarrare le finestre ed è quello che sto facendo. Devo scattare qualche altra foto. Oh, ma certo, con piacere. Dammi un secondo. Ok, ma noi abbiamo la macchina fotografica? No. Sapete, ragazzi, che secondo me noi dovremmo tornare a casa. Innanzitutto vedere se c'è quella famosa cimice di cui parlava Nicole. E poi per vedere se abbiamo una macchina. Mi serviva una nuova destinazione. Degli indizi a indicarmi dove recarmi. Ok, torniamo a casa. Nel frattempo mi suona il cellulare. Va bene, torniamo a casa. Dunque, dove aveva nascosto la cimice la mia bella cuginetta? Avrei dovuto cercare dappertutto. Secondo me è qui. Addormentata così. Nessuna cimice, solo una cicca di chewing gum di 20 anni prima. Quindi dove potrebbe essere questa cimice, secondo voi? Il telefono era ovviamente il posto da cui cominciare le ricerche della cimice, ma la cornetta non era stata smontata da anni. E poi avrebbero fatto prima a intercettare la linea. Effettivamente. Il mio primo orsacchiotto. Mai avuto un ragazzo fedele come lui. Niente. Nessuna cimice qui. Vediamo qui. Quella scatola era una delle poche cose lasciatemi da mio padre. L'elefante sul coperchio era identico a quello di Carchon. Ma quel dischetto metallico infilato sotto era un'aggiunta recente. La scatola era stata scolpita da mio padre. Non c'era mai stata una chiave. Però noi abbiamo questo. E non serve a niente. Una piccola chiave e noi ce l'abbiamo. Quella scatola era una delle... L'elefante sul coperchio... Ma qui... Quella scatola era una delle... Basta! L'elefante... Sa che non abbiamo niente per aprire la scatola, Nicole. Ancora no. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Tipo qui. Cara cuginetta, mi avevi lasciato un regalino. Non avresti dovuto... Cosa ci ha lasciato? Vediamo. Va.
Non mi fai paura, espeste... Non ho capito che cosa hai fatto, Nicole. Giuro. Allora, questa scatola per il momento non riusciamo ad aprirla. Vediamo con le poche cose che abbiamo. Proviamole un po' tutte. La scatola era stata scolpita da mio... Taci, per favore. Proverei con questa cosa, che non serve. Proviamo con questo. Ma mi ispirava di più il suo elefante. No, dai, non abbiamo nulla ancora. Però mi chiedevo, la cimice è stata ritrovata. Oh, qui abbiamo un sacco di cose. Dai, Nicole, su! Forza e coraggio. Nessun nuovo messaggio. Nessun nuovo messaggio. Una fotografia di mio padre, la prima che avessi mai scattato, con la prima macchina fotografica che mi aveva comprato. Quindi non saprei. Davvero. Allora, se noi accendiamo. I really do not know where we are going, but I pray to God that we are gonna get there. Non avevo bisogno di chiamare nessuno. I can't be left alone out of my own hair. I think I know exactly what you're thinking, 'cause I think I feel the same way too. Take my hand and let's do a little more walking, walking to the moon. Però se mi segna qua, ragazzi. Let's go to the... Il mio vecchio tavolo aveva visto giorni migliori. Cominciavo a capire come poteva sentirsi. Vuoi più spegnere la radio, Nicole? Every time you come around, boy, you leave your heart at my door. I can't tell what you're thinking. Are you staying? Are you leaving? Boy. And every time I try to read your mind. Cominciavo a odiare il telefono. Non faceva altro che portarmi cattive notizie. Usciamo. Sentiamo se ha qualcos'altro da dirci, la signora. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Quella ragazza che diceva di essere mia cugina, può descrivermela di nuovo?
Boh, aveva la sua stessa altezza. I capelli erano più chiari dei suoi. A parte questo, li assomigliava molto. Ma aveva maniere impeccabili, lei. Non avevo dubbi. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Niente ragazzi, qua bisogna scoprire come aprire quella scatola. Poi presumo che mi servirà pure una macchina fotografica, perché nell'inventario non ce l'abbiamo. Quella scatola era una delle poche cose lasciatemi da mio padre. L'elefante sul coperchio era identico a quello di Carchon. La scatola era stata scolpita da mio padre. Non c'era mai stata una chiave. Non c'era mai stata una chiave. Quella scatola, l'elefante sul coperchio. Non c'era mai stata una chiave. No. No. Ovviamente no. 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 No, ma sto così scherzando, giuro. Giuro. No. Proviamoli un po' tutti così. Dai, non c'è nulla che possa andare. Allora. Facciamo così, ragazzi. Visto che qua me lo segna ancora. Così non avrei ottenuto nulla. 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 Eppure, eppure, eppure. Così non avrei ottenuto nulla. Niente, riprovo l'ultima volta, ragazzi, prima di chiudere questa puntata. La scatola era stata scolpita da mio padre. Non c'era mai stata una chiave. Quella scatola era una delle poche cose lasciatemi da mio padre. L'elefante sul coperchio era identico a quello di Carchon. Ok, che è quello che abbiamo nell'inventario. Quella scatola era una delle ancora poche cose lasciatemi dici? Da mio padre. L'elefante. No. 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 No.
No. Io sono sempre dell'idea di aprire le serrature con le forcine. Vedo troppi film gialli. Sono d'accordo con voi. Allora, questo così. La chiave di una cassaforte. La chiave della cassaforte. Il manufatto assomigliava a un antico blocco da stampa ricoperto di simboli. La chiave del salotto. Era una delle mie forcine per capelli. La mia preferita, anzi. Era il meraviglioso elefante scolpito da mio padre. Quindi. Non può essere che sia l'elefante proprio ad aprire la serratura della scatola con l'elefante? No! E allora niente. E allora non ne voglio più sapere io. Non ne voglio sapere nulla io di questa scatola per il momento. Riguardiamoci in giro. Presumo che la cimice Nicole l'abbia già buttata, ovvero quella che c'era lì nella scatola. Non capisco perché mi accenda lo stereo senza poter far nulla e mi segnali la gamba del tavolino. Qui c'è il suo pupazzo e non dice nulla di nulla. Quindi, cara Nicole Collard, cioè, casa tua è solo qui. Non possiamo vedere altro. Tu abiti in questo monolocale. Va bene, ragazzi. Facciamo finta che abbiamo fatto qualcosa, scriviamo 6 perché è la sesta, confermiamo e noi ragazzi ci salutiamo ancora qui, partita salvata e noi usciremo. Quindi un bacio a tutti ragazzi, se avete la soluzione di come aprire quella scatola fatemelo sapere nei commenti. Like al video come sempre, iscrizione se non siete ancora iscritti. Mua a tutti, ciao!